Allora, questa è la parte che preferisco perché facendo da passatore di microfono il lavoro è molto semplificato ed essendo un po' l'ora tarda sono costretto a chiedere ai colleghi al tavolo di condensare un po' i loro interventi. Io comincerei dal professor Prati, direttore dell'Istituto Tecnologie, Comunicazione e Informazione e della Percezione alla Scuola Superiore Sant'Anna, perché vorrei un po' cominciare con l'approccio scientifico, didattico, accademico a questi temi che noi viviamo in maniera molto concreta e molto operativa, e quindi mi incuriosisce partire da un dato che è invece soprattutto intellettuale e scientifico. Bene, grazie. Grazie anche per l'invito che mi ha dato modo di partecipare a questa riunione molto interessante dal mio punto di vista e concreta. Poi importante perché mi dà modo di dire due parole sull'istituto che rappresento qui, il cui nome è un programma. L'istituto è l'Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della Percezione, l'Istituto di Ricerca della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In realtà sono qui anche con un altro cappello mascherato, è stato citato più volte il CNIT. Del CNIT sono stato direttore, presidente, cofondatore da 20 anni ed è una realtà che attualmente è insediata a Pisa con 2 laboratori nazionali, uno di reti fotoniche e uno di radar e sistemi di sorveglianza, e il primo dei due è inserito dentro l'istituto, quindi diciamo una realtà che vivo ancora adesso quotidianamente. Allora, la rilevanza di quello che l'istituto fa in rapporto a quello che ho sentito stamattina, che conoscevo anche se non in questo dettaglio, si può vedere sostanzialmente su questi punti. Il primo, che ciò che l'istituto fa e sa fare è rilevante ed applicabile a quelle che sono le tecnologie necessarie per i porti, diciamo così, in generale. Il secondo punto è la consistenza rispetto a quello che ho sentito, cioè del porto di Livorno, le attività e le tecnologie che noi facciamo e che qui vengono presentate sono coincidenti in qualche modo, quindi c'è questa applicabilità estesa agli obiettivi che ci sono. Poi c'è un altro elemento che penso rilevante sottolineare, ed è il fatto che il nostro istituto di ricerca è un po' speciale rispetto ai dipartimenti universitari e alle università, chiamiamole standard. La Scuola Sant'Anna è un'università un po' sui generis, no? Ed è il fatto che noi spingiamo la tecnologia fino a un livello di approntamento che è di interesse per il mondo industriale, per il mondo applicativo, come forse in Italia non si trova altrove. Chi ha familiarità con questi parametri sa che esiste, specialmente in ambito spaziale, un parametro che si chiama Technology Readiness Level, TRL. TRL 6, a cui noi lavoriamo, significa realizzare, ingegnerizzare delle soluzioni da dimostrare sul campo nell'ambiente reale. Cioè 3.000 chilometri di un sistema innovativo per la comunicazione in fibra inseriti in Australia tra Melbourne e Sydney nella rete dell'operatore Telstra. Questo è un esempio di ciò che l'istituto fa come impostazione. Di solito gli ambienti universitari lavorano a TRL 4, cioè fanno dimostrazioni di principi in laboratorio. Allora, questa cosa rende il trasferimento dell'innovazione molto facilitato e anche rende l'istituto e il CNIT, che adesso magari dirò anche che cos'è, appetibile per gli ambienti industriali e per gli ambienti che hanno necessità di applicazioni. A proposito del CNIT, è un consorzio di 37 università che ha proprio la vocazione, diciamolo in inglese, put technology to work, oppure exploiting the existing resources for applications. Questa impostazione è coerente con la
originalità, diciamo, della Scuola Sant'Anna e del suo istituto che prima citavo. L'autorità portuale ha inteso sul territorio, sulla regione, stabilire questi rapporti. È stato detto per che cosa? Fare sistemi che siano più sicuri, più efficienti, più verdi, a minor consumo, più interconnessi. Ecco, noi possiamo contribuire su questi aspetti tramite i due canali. Uno, la nostra capacità di soluzioni innovative sulla connettività, e uno sulla sensoristica, e sulla sensoristica e connettività integrate. Quando ho dato il nome dell'istituto prima, Communication, Information and Perception Technologies, non ho detto che le comunicazioni sono 90 persone che lavorano sui sistemi in fibra ottica per la comunicazione e per la sensoristica, una massa critica significativa, che è quello che permette di fare le soluzioni sul campo. Connettività e sensoristica insieme, quindi, sono una delle cose che come CNIT e come istituto insieme, sono una realtà integrata, noi mettiamo a disposizione. È chiaro che queste finalità sono quelle consuete, sono quelle di avere dei sistemi di monitoraggio, di controllo, di intervento in modo integrato, in modo innovativo. La nostra innovazione, ad esempio, e qui mi fermo come accenno, è anche riscontrabile nella exhibition che c'è fuori, dove la fotonica applicata alla sensoristica ci ha portato a una realizzazione di un radar fotonico, cioè di un radar, detto un po' meno giornalisticamente, di un radar che ha la parte frontale che, anziché essere a microonde, a radiofrequenze, è fatta con la fotonica, con dei benefici di funzionamento. Questo radar esiste, questo radar funziona, questo radar è stato dimostrato qui in collaborazione con l'autorità portuale e rappresenta un altro esempio di dove possiamo spingerci. Ecco, qui c'è il dottor Pagano, che è il nostro link con APL, si dice così, APL, ok. APL è anche un nome di un linguaggio del passato, e quindi mi sono un attimo sentito sbandato. E quindi, diciamo, tramite queste collaborazioni, a quale noi siamo completamente disponibili, e che si affiancano fra l'altro a collaborazioni a testimonianza della nostra vocazione con RFI, con Trenitalia, sono dei nostri clienti primari, con i quali facciamo ancora di nuovo monitoraggio tramite fibre ottiche, comunicazioni e connettività avanzate integrando wired e wireless. Quindi, diciamo, confermo con piacere e la disponibilità e l'interesse a sviluppare e a proseguire questa collaborazione. Grazie. Grazie professor Prati. Io allora resterei su questo filone che, come potete capire, per la portualità, per l'amministrazione del porto, per le questioni e le situazioni di sicurezza in porto, sicurezza della navigazione, ma non solo, sono fondamentali. Resterei su questo filone e chiederei il contributo del dottor Barcio sui temi di cui stiamo parlando. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio l'autorità portuale, la dottoressa Guerci, il professor Pagano, per l'invito, cui abbiamo ovviamente aderito con entusiasmo, perché l'innovazione per noi è come Thales Italia, è come dire il pane quotidiano. Thales Italia è presente in regione, è una delle, diciamo, industrie abbastanza più grandi della regione toscana, e quindi anche per una questione, diciamo, di buon vicinato è importante per noi essere presenti, ma soprattutto è presente nel mercato di riferimento, quindi è presente nel mercato dei porti, degli interporti, degli aeroporti, dei trasporti, ed è per noi quindi fondamentale ascoltare, seguire da vicino attività come quella di oggi, che hanno a che vedere con l'innovazione, ma soprattutto che hanno a che vedere col trasferimento di requisiti dagli enti utilizzatori all'industria, e io qui rappresento appunto una grande industria. E come Thales Italia, che ha bisogno ovviamente di conoscere bene, di capire bene i requisiti dell'utente finale, in modo da poter affinare e proporre soluzioni sempre più efficaci e sempre più veramente che portino valore.
A proposito dell'innovazione, diciamo innovazione è un po' il mio lavoro, io sono responsabile di un gruppo di ricerca e tecnologia, quindi conosco anche appunto le attività dell'autorità portuale nel campo anche delle attività europee, perché sono progetti a cui anche noi cerchiamo periodicamente di aderire, come no, l'Horizon 2020 o altri progetti che sono fondamentali, perché sono quelli che in questo momento sono gli unici probabilmente a poter portare veramente dei fondi freschi per questo tipo di attività. Ed è importante avere idee innovative, quindi essere innovativi anche in queste cose qui, essere innovativi anche come idee da proporre per il finanziamento. L'innovazione è uno dei pilastri di società grandi, di grandi gruppi internazionali come la Thales, perché che si reggono normalmente su tre pilastri: l'innovazione, che credo siano analoghi, diciamo, ai pilastri su cui si deve reggere anche un'entità come l'autorità portuale, l'innovazione sicuramente, il secondo è la crescita, perché purtroppo chi si ferma è perduto, bisogna crescere, e questo è importante sia per appunto enti di servizi sia per enti industriali. E il terzo, da non dimenticare, è la performance, cioè l'innovazione da sola non serve, la crescita non serve se non si porta poi performance, quindi efficacia, valore aggiunto. Quindi l'innovazione è da un lato rottura, è stato sottolineato in vari interventi questa mattina, quindi bisogna essere, gli inglesi dicono disruptive, no? Bisogna essere... creare cose che non siano pensate fino a quel momento, ma non bisogna mai dimenticare che non è mai fine a se stessa, deve portare valore, quindi è importante trasformare l'innovazione in tempi brevi possibilmente in qualcosa di efficace, in qualcosa che porti veramente un vantaggio a livello di business. Un altro aspetto che mi piace sottolineare, anche perché appunto la presenza del CNIT e quindi dell'ente accademico diciamo, sottolinea questo aspetto, l'innovazione deve essere anche open, no? Spesso viene usata open innovation, perché l'innovazione chiusa in sé, come si faceva forse una volta, no? Soprattutto Thales Italia si occupa anche di difesa, perché siamo nel mondo della difesa, spesso ci si chiude, no? Si tiene l'innovazione segreta. Invece no, nel mondo civile, nel mondo commerciale è fondamentale che l'innovazione venga scambiata. Quindi eventi come questo, ma in generale anche la nostra collaborazione con l'autorità portuale, che dura ormai da qualche anno, anche grazie a una convenzione che siamo riusciti ad avere, per noi è fondamentale perché ci consente di scambiare innovazione. L'innovazione non nasce chiusi in se stessi, bisogna cross, no? Cross-fertilizzarla sia con l'Accademia, quindi con gli enti di ricerca, e sia con gli enti finali. Quindi chiudo qui il mio intervento perché insomma il tempo è corto, ringrazio di nuovo e siamo ovviamente a disposizione per ulteriori scambi informativi come quello di oggi, che per noi è veramente fondamentale. Grazie, la ringrazio molto perché ha messo l'accento su un elemento fondamentale, no? Spesso si pensa che la vita, perdonatemi la banalizzazione, ma che la vita da laboratorio si svolga in laboratorio, si faccia scienza, si faccia accademia, si faccia sperimentazione, per cui tutto funziona, poi quando esci dal laboratorio lo porti nella strada, cioè, cominciano gli inceppamenti. Invece questa connessione diretta tra l'analisi, lo studio, la sperimentazione e la performance, la realizzazione, questa connessione vitale per cui l'obiettivo della ricerca e della sperimentazione è la bontà della performance, è fondamentale. Passo ora la parola al dottor Alessandro Giari del Polo Tecnologico di Navacchio per lasciargli dire quello che vuole, ovviamente nella libertà di espressione, ma se mi fa un accenno particolare, visto che il Polo è di Navacchio, su quello che ho detto anche nel mio intervento di apertura di saluti stamattina, cioè quanto il territorio e non necessariamente il mondo, l'orbe terracchio, quanto il territorio intorno al porto di Livorno, a Livorno, è interessato, sente ricadute, trova stimoli nelle attività portuali e nelle attività così dinamiche legate ad un tema che è quello del trasferimento della merce, il cui punto di caduta peggiore è che la merce sia ferma. Certo. Intanto grazie a tutti, buongiorno, mi dispiace che siamo arrivati in tarda mattinata perché questa discussione secondo me dovrebbe essere una discussione molto rilevante, perché il nodo che tutti abbiamo davanti
è come incrementare la produttività del sistema, non solo quella del porto, ma anche di tutte le imprese che in qualche modo sono quelle che animano dal punto di vista dei contenuti tecnologici l'insieme delle attività portuali. Per cui il nodo, diciamo, della competitività è un nodo che voi avete posto stamani in modo molto franco, e di come è possibile organizzare su un territorio relazioni e logiche di filiera che rendano, diciamo, questo obiettivo un obiettivo condiviso, e come gli ingredienti indispensabili per la competitività vengano messi in filiera in modo organico. Ecco, noi non ci siamo, non è che non ci siete voi come porto, non ci siamo noi come sistema. Il problema di fondo è che noi abbiamo il sistema, diciamo, non abbiamo un sistema, questo è il punto che dal mio punto di vista è fortemente critico, cioè non riusciamo a valorizzare le potenzialità che territori di questa natura offrono. Noi siamo dei privilegiati oggettivamente, come voi ben capite, le considerazioni che faceva il professor Prati, le molte considerazioni che altri suoi colleghi potrebbero fare sull'eccellenza tecnologica che è presente in questo territorio, sono un elemento di un'eccezionalità incredibile. Cioè il concentrato di know-how tecnologico e scientifico che è presente nell'arco di 20-30 chilometri in questo raggio è formidabile. Le ricadute di questo tipo di opportunità, di questa ricchezza, di questo patrimonio non sono così evidenti, ovviamente, non sono evidenti dal punto di vista del tessuto economico, non sono evidenti neppure dal punto di vista della competitività delle strutture. Il porto di Livorno, se noi riuscissimo a sfruttare tutta questa potenzialità, dovrebbe essere il porto leader a livello mondiale, diciamo, per quante, ora io forse esagero un po', ma insomma, diciamo, voglio forzare i toni proprio per fissare alcuni concetti. Allora, io penso che noi ci dobbiamo organizzare in modo diverso, e questo concetto io cerco di portarlo avanti già da molto tempo. Io sono 15 anni che faccio questo lavoro al Polo Tecnologico di Navacchio, perché noi modifichiamo permanentemente gli assetti organizzativi, diciamo, non abbiamo una linea strategica omogenea, non ci sono elementi di complementarietà strutturate che consentano di valorizzare questa dinamica di filiera. E io vi faccio un esempio, guardate, noi abbiamo, là dentro il polo è una piccola realtà, insomma 500 persone, ragazzi di età media 33-34 anni, questa è l'età media, una cinquantina di imprese, circa metà ICT, poi c'è robotica, telecomunicazioni, sensoristica, eccetera. C'è alcuni centri di competenza, di derivazione del mondo universitario, eccetera, eccetera. Questo è un potenziale su cui noi non siamo riusciti fino ad oggi a sfruttare in modo organico, perché il problema di fondo, noi facciamo sempre un ragionamento un po' astratto, no? Ricerca impresa. Ecco, ricerca impresa è un nodo molto complesso, diciamo, da poter sviluppare in termini di dinamicità produttiva, perché la stragrande maggioranza delle imprese non sono in grado di esprimere una domanda di innovazione matura, consapevole, tale da poter favorire un rapporto cooperativo e collaborativo con i centri di competenza e i centri della ricerca. Mentre la stragrande maggioranza delle start-up, degli spin-off universitari, delle molte spin-off, faccio un esempio concreto del Sant'Anna, no? Lì da noi ci sono una serie di imprese che sono nate nei centri di ricerca, ma che oggi sono realtà industriali importantissime, che sono portatori di contenuti tecnologici con logica industriale, che sono formidabili dal punto di vista del risultato. Questo è un punto fondamentale. Allora noi dovremmo sistematizzare una dinamica di relazione fra chi produce il know-how, chi lo assorbe e lo trasforma in impresa, e la sua capacità di diventare vettore, di diventare trasformatore di un processo di innovazione nel territorio, nella relazione fra aziende innovative, aziende tecnologiche e aziende manifatturiere. Ora io semplifico questo concetto, però uno dei problemi di fondo che io vedo è proprio questo. La questione dell'open innovation ormai è una questione che tutte le grandi imprese, anche le medie imprese a livello mondiale si stanno ponendo, no? Mentre la ricerca non ha confini, come si diceva prima, più brava è il livello, più qualitativamente più evoluta la ricerca, più grande è l'orizzonte, più largo è l'orizzonte, mentre l'innovazione ha bisogno di un radicamento territoriale, l'innovazione è crescita di competitività del territorio, per cui i sistemi industriali del territorio. Allora bisogna cambiare anche un po' parametri nel modo in cui lavoriamo, e bisogna riconoscere, e io sento anche la sofferenza che abbiamo passato in questi anni, una funzione strategica dell'integratore. C'è bisogno di soggetti che di mestiere facciano integratori, che di mestiere facciano, diciamo, gli interlocutori di chi
riesce ad esprimere a livelli diversi una domanda di innovazione, a volte compiuta, a volte non è compiuta, anzi a volte è molto aleatoria, ha bisogno di... e dall'altra parte ha un bagaglio di soluzioni tecnologiche che si imperniano prevalentemente nel mondo delle start-up, delle nuove imprese tecnologiche, eccetera, che consenta questa dinamica di trasferimento molto, molto efficace. Noi per esempio nel polo innovazione, nel distretto tecnologico che stiamo costituendo, anzi abbiamo già costituito, Fortis, dove partecipano tutti i soggetti della ricerca toscani, dal Sant'Anna, le tre università, la scuola normale, il CNR, eccetera, eccetera, hanno aderito quasi 1000 imprese nel Fortis. Queste imprese sono un patrimonio, sono un bagaglio. Il problema è non possiamo rilasciare questi meccanismi di tipo architetturale, bisogna dargli gambe a questo tipo di realtà. Bisogna che lo scouting tecnologico, la funzione strategica dello scouting tecnologico, diventi un'attività riconosciuta, riconoscibile e accreditata da parte dei soggetti che producono know-how e da parte dei soggetti che hanno necessità di utilizzare la soluzione tecnologica per incrementare la competitività. Guardate, questo è un tema complesso, difficile, senza dubbio, ma è forse il tema di maggiore rilevanza che noi abbiamo di fronte e su cui questo Paese non è riuscito a dare grandissimi spunti. Se noi pensiamo alle risorse che abbiamo investito improduttivamente, partendo sempre dalla produzione per far emergere una domanda, noi siamo partiti da chi offriva e non da chi aveva il bisogno della relazione con il mercato, questo è un altro elemento su cui credo che la riflessione collettiva sia assolutamente necessaria. Per cui questa occasione di un'infrastruttura come quella portuale, che si pone come obiettivo fondamentale di incominciare in modo più sistematico a avere relazioni con ciò che gli sta intorno, io credo che può aiutare molto lo sviluppo di questo concetto della capacità di creare meccanismi di filiera dove l'integratore ha un ruolo, dove ha un ruolo la domanda, dove ha un ruolo l'offerta e dove insieme si può procedere a un innalzamento della competitività del sistema. Grazie dottor Giari, grazie mille. Noi non abbiamo la pretesa di farlo di mestiere l'integratore, però ci proponiamo fortemente, ci mettiamo a disposizione, perché pensiamo, e credo, io personalmente credo che questo sia anche uno dei ruoli importanti dell'amministrazione pubblica, credo che la collocazione giusta di una pubblica amministrazione moderna nel settore dell'economia e della produzione sia esattamente questa, mettersi a metà strada tra, la dico risorgimentalmente, tra il pensiero e l'azione, tra l'evoluzione tecnologica e poi la produttività. Quindi colgo volentieri il suo invito e personalmente, ma so di poter contare sul consenso dei colleghi dell'autorità portuale, candidiamo l'autorità portuale a proseguire quello che stiamo già cercando di fare, quindi ad assumere questo ruolo di integratore e di collettore delle reciproche esigenze, esperienze e potenzialità. E siccome tutto quello di cui abbiamo parlato stamattina e soprattutto in questi 20 minuti alla fine ricade sul processo produttivo, ricade quindi sull'impresa, sull'azienda, trovo logico far concludere questa mattinata. È vero che i temi andrebbero discussi ancora di più, se vedete da programma noi avevamo sperato di poter dedicare a questi temi un'ora e mezza, da mezzogiorno alle 12:30, anche se con più interlocutori. Però è anche, in qualche modo naturale che gli interventi precedenti, tutti fondati, interessanti, eccetera, ma succede sempre così nelle conferenze, sì, ci si allunga un po'. Però trovo logico chiudere questa prima parte della giornata e quindi questa mini tavola rotonda esposizione ad un rappresentante dell'impresa, quindi all'utente finale, di tutti questi processi. Utilizzatore. No, sono stato attento a dire all'utente finale. Che è il dottor Luca Becce, che è, fra un po' scatta l'antitrust, perché è amministratore delegato di DDT, cioè la società che gestisce il terminal contenitori di Livorno, è amministratore delegato di CILP, che è una storica presenza del porto di Livorno, l'impresa che nasce dalla ex compagnia portuale, è amministratore delegato di ALP, il soggetto che ai sensi dell'articolo 17 della legge vende lavoro temporaneo alle imprese portuali. Per cui
gli chiedo il punto di vista dell'impresa, della ricaduta dell'impresa e quanto tutto questo che ci stiamo dicendo, innovazioni tecnologiche, nuove sfide, nuovi modi di pensare, innovazione come rottura rispetto a schemi anche del processo produttivo del passato, si ripercuote nell'organizzazione dell'impresa e anche dell'organizzazione del lavoro, perché dalle cose che ci siamo detti stamattina se ne ricava anche che c'è un lavoro che cambia, c'è una modalità di lavorare in porto che cambia, quindi ovviamente mi interessa e credo che interessi a tutti conoscere il punto di vista dell'impresa. Grazie. Io intanto voglio partire con un ringraziamento per essere stato invitato e oltre a questo anche per averci messo tutti in relazione, perché condivido in modo assolutamente assoluto, scusate il bisticcio, che conoscerci, integrarsi sia lo strumento, voglio dire, fondamentale per poter costruire uno sviluppo, un'evoluzione del sistema. E credo e condivido quanto diceva Aurora Massimo Provinciali che sia veramente una funzione importante che l'autorità portuale, quindi l'istituzione pubblica, può giocare in questa fase è proprio quella di costruire appunto questa integrazione, questo sistema, e questa mattina ne è stato un esempio veramente molto concreto, molto positivo e onestamente, nonostante che sono un po' di ore che siamo qui, che ascoltiamo tutti, l'ho ritenuto anche estremamente interessante. Interessante proprio nel merito delle singole cose che sono state dette, presentate e illustrate, perché è foriera di molte attività che ci consentiranno di stare al passo con i tempi e quindi di affermare la nostra presenza del porto e quindi degli operatori che lo animano anche per il futuro. Ho chiesto se non fossero state invitate le organizzazioni sindacali e mi è stato detto che le organizzazioni sindacali sono state invitate. Non ne vedo nessuno dei rappresentanti presenti e lo voglio dire come con un dispiacere, perché mi dispiace, non è la prima volta che capita, che quando si tratta di discutere di sviluppo del lavoro, perché di questo parliamo, non ci sia chi il lavoro dovrebbe rappresentare dalla parte dei lavoratori. Mi dispiace perché credo che le organizzazioni sindacali stiano perdendo molte opportunità di qualificarsi come un soggetto del cambiamento dello sviluppo del lavoro, rintanandosi in un ruolo che sta diventando sempre più un ruolo di, tra virgolette, tutela pura e semplice, che è per carità fondamentale, ma che secondo me se viene sconnesso, se si elimina il link con il governo del cambiamento, perde tantissima efficacia, perché alla fine diventa un ruolo solo difensivo, un ruolo che quindi alla lunga è destinato, tra virgolette, ad essere travolto. Io spero che le organizzazioni sindacali lo capiscano, perché il sistema ha bisogno anche di loro, nel senso che c'è bisogno di una rappresentanza del lavoro, c'è bisogno di una rappresentanza dei lavoratori e più è colta questa rappresentanza, meglio è, anche se può creare problemi, se può creare difficoltà, ma noi abbiamo bisogno di interlocuzioni. Non abbiamo bisogno di decidere e fare a prescindere, come diceva Totò. Abbiamo bisogno di discutere, di elaborare, di istruire le nostre decisioni e il lavoro, chi rappresenta i lavoratori, è un soggetto fondamentale dell'istruzione. Questa mattina, questo sono il primo blocco di considerazioni che volevo fare. Il secondo blocco di considerazioni, per rubarvi pochissimo tempo, è questo. Questa mattina noi abbiamo ascoltato moltissime presentazioni che sono state particolarmente collegate alla necessità di informatizzazione dei processi di carattere documentale e di connessione tra i vari attori del sistema logistico, sia da un punto di vista, soprattutto da un punto di vista documentale. Io vorrei sottolineare che analoga esigenza e opportunità di sviluppo oggi c'è anche sulla parte più squisitamente operativa. E vorrei sottolineare questo aspetto perché noi stiamo assistendo, secondo me con una scarsa consapevolezza, ad una rivoluzione del processo lavorativo, del lavoro portuale, che lo sta totalmente modificando rispetto a quello che ne è il vissuto della società civile.
Il lavoro portuale in realtà si sta sempre di più deportualizzando, diventa sempre di più un lavoro industriale, sottoposto a metodologie di organizzazione e di controllo del segmento operativo di carattere industrializzato e che sempre più ha bisogno di informatizzazione del processo e di automazione dei suoi fattori, diciamo, più squisitamente operativi. Chi pensa al lavoro portuale, appunto, legato alla vecchia logica del lavoro non programmabile, non gestibile in termini di organizzazione, fortemente manualizzato, pensa ad un lavoro portuale che sta sparendo da quasi tutte le merceologie. Ora è evidente che i contenitori sono stati, diciamo, il primo vettore, il primo strumento col quale si sono introdotti i principi di industrializzazione del processo lavorativo, perché si prestano più di altre merceologie, diciamo, a questo tipo di industrializzazione. Sono i contenitori che hanno indotto processi, ad esempio, di pianificazione che erano piuttosto ignoti, diciamo, dell'antica percezione che si aveva del lavoro portuale. Si diceva: le navi vanno per mare, non si può prevedere alcunché, il lavoro non può che essere a chiamata, si organizza tutto day by day, non ci sono possibilità di, tra virgolette, traduzione pianificatoria delle attività. I contenitori hanno portato invece la esigenza della pianificazione logistica e della pianificazione operativa. Non a caso i contenitori sono stati fortemente avversati da persone che sono simboli, diciamo, del lavoro portuale, e proprio perché quelle persone, pari De Battini, il mitico console della compagnia portuale di Genova, capì molto prima di altri, cosa che gli capitava piuttosto spesso, che i contenitori erano la loro fine, nel senso che era la fine del camallo tradizionalmente considerate. Oggi i lavoratori portuali sono lavoratori a cui è richiesto di sapere l'inglese, sono lavoratori a cui è richiesto di saper guidare più mezzi, sono lavoratori a cui è richiesto di saper usare palmari, a cui è richiesto di saper usare la tecnologia. Sono lavoratori di un processo industriale. Questo fattore è un fattore di straordinario cambiamento che porta la necessità a ripensare totalmente le funzioni anche organizzative all'interno delle imprese. C'è uno spostamento sempre più forte tra i blue collar e i white collar, ad esempio. I terminal che si stanno progettando oggi, ci stiamo dilettando naturalmente a progettare il futuro terminal contenitore della Darsena in Europa, magari speriamo pure di gestirlo, ma questo è legato ad altri fattori, ma i terminal che si stanno progettando in giro per il mondo in questo momento sono terminal fortemente automatizzati, dove certo c'è anche un impatto occupazionale negativo, a parità, tra virgolette, di movimentazioni, ma relativo, nel senso non assoluto. C'è piuttosto un fortissimo spostamento di funzioni lavorative dalle attività tradizionali operaie alle attività impiegatizie. E questo significa che anche il processo formativo all'interno delle aziende non può che venire completamente ripensato, perché noi abbiamo sempre più bisogno di avere lavoratori colti dal punto di vista tecnologico e colti dal punto di vista della conoscenza del contesto, della conoscenza del mondo. E permettetemi di concludere con questa frase: credo che questa sia una buona notizia, perché più si è colti, più si è consapevoli. Grazie anche al dottor Becce, che ha posto l'accento su un tema fondamentale: come tutto quello che ci siamo detti oggi porta ad una trasformazione non solo dell'organizzazione, ma anche della fisionomia del lavoratore portuale, che è sempre meno braccia e muscoli, guanti e merce da spostare. Questo mi fa un po' pensare, non dico preoccupare, perché quel poco che ho conosciuto della realtà livornese in questi anni mi parla di una forte abbandono scolastico, per esempio, da parte dei giovani livornesi, una scolarizzazione che tende a fermarsi prima dell'acquisizione del diploma, e altri dovrebbero domandarsi i motivi di questa crisi e trovare degli strumenti di invece recupero, perché dalla scolarizzazione, dalla banalissima osservazione sul fatto che anche un portuale oggi deve sapere parlare inglese, per il semplice motivo
che tutti a bordo della nave, filippini, indiani, pakistani, gli parleranno in inglese, e in un inglese brutto, perché sarà l'inglese parlato da un pakistano, non sarà l'inglese di Oxford. Quindi tutto questo legato a questi dati sulla scarsa scolarizzazione, sull'abbandono scolastico, eccetera, dovrebbero un po' preoccupare un territorio che vede nel porto storicamente e da sempre invece, come dire, la maggior fonte di lavoro per un'intera comunità. Sorprendentemente abbiamo chiuso in perfetto orario rispetto al programma iniziale, perché si ipotizzavano le 13.30 e alle 13.30 siamo arrivati.